Allo stadio Savini va in scena l'unico derby abruzzese della 14ª giornata di Serie D. Notaresco e Vastese daranno vita ad un match ricco di spunti. Se i padroni di casa vorranno mantenere il passo da grande e almeno restare in scia della vice capolista Cesena, la Vastese non vuole interrompere il suo processo di risalita in classifica. Sfida tra tanti ex. Nel Notaresco c'è il difensore La Barba. Sul fronte Vastese ce ne sarà uno virtuale, Napolano, che è squalificato ma che comunque chiuderà a breve il suo rapporto con la società aragonese. E poi Stivaletta, Giampaolo ed il tecnico Fabio Montani, che ricorda la salvezza centrata col San Nicolò lo scorso maggio e si proietta subito al match di domani. Con grande sofferenza, perché sono stati veramente 5 mesi tosti, abbiamo fatto una rincorsa lunghissima perché 15 punti al giorno d'andata erano davvero pochi. Abbiamo addirittura quasi rischiato di salvarci direttamente, perché se l'ultimo vinciamo a San Marino eravamo salvi diretti. Un bellissimo ricordo, un'esperienza bella soprattutto per un gruppo di ragazzi che hanno voluto a tutti i costi la salvezza. E ormai noi siamo abituati a navigare a vista, quindi non ci aspettiamo nulla. Io e i ragazzi sappiamo che in questo momento c'è da dare il massimo, da spingere, da non piangersi addosso assolutamente. Non mi rompo la testa, come dico, non mi faccio la testa prima di rompermela. Andremo in campo sicuramente con 11, saremo 11 contro 11. Nel Notaresco out Collevecchio, più assenze per la Vastese, oltre a Napolano, squalificati D'Alessandro e Molinari, infortunato Viscardi. Scontro che sa di playoff quello tra Francavilla e San Giustese. Dopo 2 trasferte poco proficue, i giallorossi di Paolo Racchini vogliono l'intera posta al Valle Anzuca, dove finora ha lasciato le briciole alle contendenti, anche se l'avversario è di quelli ostici. Noi in casa possiamo battere chiunque se facciamo la partita che di solito facciamo, insomma. Ripeto, noi affrontiamo questa squadra con umiltà, sapendo che comunque sono davanti a noi, stanno facendo un ottimo campionato, però sappiamo anche che noi in casa riusciamo a esprimere un bel calcio e quindi anche domani cercheremo di fare di metterla sul ritmo, sul gioco, come fanno anche loro. Comunque, ripeto, è una squadra che sa giocare, una squadra che sa palleggiare, però se siamo organizzati in certe cose, penso che domani ne verrà fuori una bella partita. Dopo aver affondato il Cesena, per il Pineto arriva una prova di maturità al Villa San Filippo contro la coriacea matricola Monte Giorgio. Il tecnico Daniele Amaulo dovrà rinunciare agli squalificati Amadio e Mazzei, ma spera di rivedere la squadra solida e arcigna di domenica scorsa. Un Pineto in crescita anche grazie ai gol di un Tomassini rigenerato e capace di tradurre in reti la mole di gioco degli adriatici. Per il Giulianova la buona notizia è che se la vedrà al Fadini contro l'Isernia. Finora i giallorossi sono stati implacabili con le molisane, avendo violato i campi di Agnonese e Campobasso. Altri 3 punti servirebbero a consolidare la classifica. L'auspicio è il ritorno al gol del bomber Tozzi Borsoi. Di contro una Isernia in crisi, reduce da 4 sconfitte consecutive e senza gli squalificati Di Leonardo, Barretta e De Chiara. Infine l'Avezzano, che guarda al campo ma pensa alle manovre di mercato, col patron Gianni Paris che ha blindato Dos Santos ma che potrebbe sacrificare Deramo e Alessandro. Intanto domani al De Marzi arriva la 5ª forza del campionato, quella recanatese dall'attacco atomico ma priva del centrale Nodari. Per l'Avezzano si tratta di proseguire il percorso di uscita dalla crisi imboccato nell'ultimo mese di campionato.